Ogni organismo è particolare. Ognuno ha delle caratteristiche specifiche che vengono riportate e tradotte dal DNA. Una molecola lunga e complessa che cela al suo interno l'enorme diversità del codice genetico. E se fosse possibile suonare il codice genetico di un essere vivente come se fosse uno spartito musicale? Forse vi sembrerà strano, ma non occorre essere l'onnipotente né uno scienziato pazzo per rispondere a queste domande. Siamo in Norvegia, nel 2018, quando il biologo Andrea Desiderato, durante un congresso, scopre che è possibile convertire il DNA in note ben precise. Quindi ognuno di noi, ogni animale, ogni filo d'erba, ha una musica, anzi, delle musiche, tutte sue. Folgorato da questa idea e grazie alla produzione dell'Associazione Culturale Clubs, ha riunito giovani professionisti provenienti da arti diverse tra loro, con l'obiettivo di far uscire la scienza dai libri e dai laboratori per diffonderla tra la gente. Nulla di oscuro o magico. In effetti, non vi è nulla di più scientifico e al tempo stesso artistico, perché la scienza è comprendere l'arte della natura passo dopo passo, ricerca dopo ricerca. E la ricerca musicale su un frammento del DNA viene fatta attraverso un algoritmo che lo converte in note, le quali vengono utilizzate dal compositore musicale che rende il tutto armonioso all'orecchio umano. Subito dopo parte la ricerca figurativa e narrativa per realizzare testi e video relativi a quanto ascoltato, volti a richiamare le suggestioni emotive presenti in ognuno di noi. Stabilito il metodo, abbiamo deciso di procedere per piccoli passi, provando così ad analizzare tutta la realtà che ci circonda un pezzo per volta, partendo dagli ormoni. Questi trasmettono continuamente informazioni tra cellule e tessuti degli organismi multicellulari e agiscono proprio come gli esseri umani. Sono costantemente coinvolti all'interno di un gigantesco, infinito, meraviglioso, ma non privo di senso, scambio dati. Questo primo progetto consiste nel musicare la sequenza di RNA messaggero che racchiude l'informazione per la trascrizione di un ormone, e avvalendoci di studi e ricerche scientifiche, confronteremo i diversi effetti che questi producono in ognuno di noi e negli animali. Perché noi umani, e cani, galline, lombrichi, seppie e salmoni, siamo tutti parte della grande armonia della natura.